Quando decidiamo di affidare i nostri ragazzi ad un'associazione è importantissimo sapere a chi la stiamo affidando e dove lo stiamo iscrivendo. Quindi possiamo dire che meglio delle parole del nostro presidente per conoscere la nostra associazione non possono esserci. Quindi andiamo dal nostro presidente Stefano Pucci. Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a questo Open Day 2020 a distanza. Vi racconto, provo a raccontare in due minuti la storia un po', ecco, della polisportiva, che nasce nel 1976 su iniziativa di una quindicina di persone nel quartiere Certosa Garegnano, come occasione di incontro, di aggregazione attraverso l'attività sportiva. E nel corso degli anni ha avuto una crescita molto importante fino ad arrivare progressivamente ai giorni nostri con circa 5.000 associati in tutto il territorio milanese. Ovviamente il quartiere Certosa Garegnano e Gallaratese restano i punti, diciamo, di radicamento principali dell'associazione, che ha voluto in questo suo oltre quarantennale di attività cercare di costruire una serie di rapporti, di relazioni territoriali con cooperative, centri anziani, istituti scolastici, proprio per avviare un percorso di radicamento territoriale. Devo dire che questa è una delle caratteristiche principali dell'associazione, che non intende svolgere l'attività che propone soltanto chiusa nel suo recinto, ma intende allargarsi e ad aprire al territorio. Credo che questo sia un elemento che ha consentito nel corso del tempo non solo di potersi sviluppare, ma di crescere insieme all'evoluzione del quartiere. Noi promuoviamo attività di tutti i tipi, dai bambini di 3 agli anziani di 99 anni, declinate in diverse discipline motorie e attività sportive, con un sistema di reciproco sostegno al fine di poter applicare un piano tariffario più possibile calmierato nell'ottica di un'accoglienza di tutti. In questo senso abbiamo non soltanto aderito al codice etico del Comune di Milano nel momento in cui abbiamo preso in gestione nel 2013 il centro sportivo Cappelli Sforza, ma abbiamo una carta dei valori e dei principi alla quale crediamo molto e ci atteniamo rigorosamente affinché l'attività sia proposta nel modo migliore per uno sviluppo armonico della persona e per la ricerca del benessere del cittadino. La polisportiva oggi è una realtà consolidata in tutto il territorio, non solo del Comune di Milano, ma anche in qualche zona dell'Interland. Ha fatto un percorso molto importante nella sua storia, non intende fermarsi qua. Anzi, abbiamo in cantiere nuovi progetti e nuove attività anche per il futuro, e ci auguriamo che tutti voi possiate conoscerla e possiate apprezzarne soprattutto il modo di proporre l'attività sportiva. E quindi vi invito a, fin dal prossimo settembre, a prendere contatto con noi, con i nostri collaboratori di segreteria, e a provare le nostre attività per voi e per i vostri figli. Sono sicuro che vi troverete bene, che stabiliremo un rapporto importante in prospettiva, e quindi vi invito veramente a partecipare alle nostre attività. Grazie. Allora, non stiamo ancora andando in palestra a farvi fare l'attività, ma perché ogni attività, prima di essere in palestra, viene pensata, organizzata, gestita, promossa, e soprattutto bisogna iscriversi. Quindi c'è anche un dietro le quinte a quella che poi voi trovate in palestra come la vostra attività. E in Garegnano di attività non ce ne sono poche, anzi ce ne sono, e questo lo possiamo dire con tutto l'orgoglio nostro, per tutte le età. Dai 3 anni fino a... cos'è che abbiamo? Forse, ragazze,
il socio più anziano 96-97? Più o meno ci siamo. Ci siamo, sì. Perfetto. Quindi, guardate un po' che cosa c'è qui. Nell'era del digitale, noi ragazze, bene sì, abbiamo ancora il nostro spiegone. Quindi, un foglio con su scritto tutte le nostre attività. Noi a questo foglio ci siamo affezionati, sapete perché? Perché questo è il foglio che ha sempre usato dall'inizio il nostro primo presidente, l'Alberto Cavagna, e l'abbiamo ereditato, quindi quando si parla di radici, che sono sempre molto importanti, questa è una piccola radice che rimane del nostro passato, ma che vogliamo che sia il nostro presente e che rimanga anche il nostro futuro. Quindi su questi fogli, che non sono pochi, ci sono tutte le nostre attività, che vanno da tutta l'attività per i gruppi master, quindi l'attività della terza età, che però non abbiamo solo la ginnastica semplice, quindi la ginnastica generale, abbiamo anche tutta una serie di attività speciali, la rieducativa, l'attività fisica adattata, abbiamo lo yoga per i gruppi master, abbiamo il pilates per i gruppi master. Quindi per loro una serie di attività, anche la ginnastica musicale, possono veramente decidere di non fare solo la ginnastica dolce, ma anche qualche cosa di diverso. E poi abbiamo tutta l'attività fitness per gli adulti, un'attività fitness che viene svolta solo però attività di gruppo in sala, dai pilates alla zumba, allo stretch and tone, allo step, il total workout e tutta una serie di attività fortemente di tonificazione, ma che fanno bene in generale un po' a tutto il nostro corpo. Da lì passiamo a una grandissima opportunità, che è quella di tutte le attività giovanili, le attività giovanili e agonistiche. Abbiamo una grandissima sezione di mini basket e basket, abbiamo tutta la sezione di mini volley e volley, abbiamo delle arti marziali, abbiamo il judo, abbiamo una piccola attività anche di parkour, un piccolo gruppo di parkour che siamo sicuri che crescerà, abbiamo poi tutta la parte della ginnastica artistica, acrobatica, acrogym e ginnastica ritmica. Questa è tutta l'attività per i più giovani, ma andiamo ancora con quelli un pochino più giovani, quindi 3-5 anni, e lo chiamiamo un progetto perché quello per noi è il progetto della prima infanzia, quindi un progetto di esperienza motoria, non di attività sportiva vera e propria, ma un progetto che per i nostri piccoli soci è sicuramente importante per poi rendere al meglio quando poi andranno nelle attività più tecnico e sportive. Ovviamente tutta questa roba, l'ho già detto prima, non la facciamo tutta qui in Cappelle Sforza, perché abbiamo quasi 25 altre strutture, tra palestre, oratori, sale, palestre scolastiche, dove riusciamo a proporre tutti i nostri quasi 280 corsi. E ovviamente, per saperne di più, non devi che digitare www.polisportivagaregnano.it, andare sul nostro sito e scoprire cosa, dove fare le nostre attività. Ma adesso è il momento veramente di iniziare.